Nuovo anno, stessa storia. Nessuna convenzione tra l'ASP di Cosenza e la Misericordia di Diamante per la gestione del servizio 118. Per tutto lo scorso anno, il responsabile della congregazione, Domenico Oliva, aveva chiesto alla direzione dell'azienda sanitaria provinciale le motivazioni dell'esclusione. Appelli inutili, cui non hanno mai fatto seguito delle risposte. Ora, dopo l'ennesimo depennamento, la Misericordia si rivolge direttamente alla DDA. Avevamo inviato all'attenzione del direttore generale, del direttore amministrativo e del direttore sanitario una richiesta pochi giorni fa, nella quale appunto chiedevamo di essere reinseriti nel sistema di emergenza-urgenza 118 e nella sua organizzazione sull'Alto Tirreno Cosentino, ma non solo non abbiamo ricevuto alcuna risposta, così come è avvenuto anche in passato, in precedenza, ma addirittura abbiamo saputo che vi è stata una convocazione da parte dell'azienda sanitaria di tutte le associazioni e che poi vi è stata una ulteriore riconferma sempre delle solite, delle stesse associazioni, mentre molte altre, oltre alla nostra, oltre alla Congregazione di Misericordia di Diamante, sono rimaste fuori dall'organizzazione. Questa è l'ennesima prova che quanto noi stiamo affermando già da diverso tempo è vero, è una prova che dimostra quanto il direttore generale Mauro abbia assolutamente un atteggiamento di chiusura nei nostri confronti, tanto da non neanche rispondere alle richieste ufficiali. E a quanto pare lo stesso atteggiamento hanno assunto anche il direttore amministrativo e il direttore sanitario. Pertanto abbiamo chiesto alla direzione distrettuale antimafia di indagare su una sorta di monopolio che si è ormai venuto a creare, costituito sempre dalle stesse associazioni e che viene avvallato a quanto pare dalla stessa dirigenza dell'azienda sanitaria provinciale.